era un giovane di 25-26 anni, che sembrava appartenere alla classe del popolo. Portava un cappello calabrese, fasciato da un largo nastro che gli ricadeva ondeggiante sulla spalla. Così Alexandre Dumas descriveva Pasquale Bruno nel suo romanzo del 1838, quell'eroe buono che si batte contro le prepotenze dei signori. Egli si sentiva vittima di un'ingiustizia e si ribellò per anni contro i gendarmi del conte di Castelnuovo. Scritto un calibro, romanzie e giornali, a petta magia, a pace lontano, del sonorata fu dello soprano, che poi conci, cerco e con te ragioni, batti mazzo e batti mesi in prigione. Doni lupaci, e a parte stata chiara, e in tanaia, già le mura picciata, e lì si place, tu me già bambino, carcere mi sei diventato un pianino, così la povera magia è suo figlio, scapparo come coniglia e coniglio, a pezzotto reparo giovaro, entra lo baglio ma io ritornaro.